È vittoria netta quella di Fabio Altitonante al comune di Montorio Albomano. Sarà lui il nuovo sindaco di questo borgo teramano, bello e martoriato. Il centrodestra vince e stacca le altre due liste. Secondo dopo Altitonante l'ex sindaco civico di Giambattista, terza Eleonora Magno, sostenuta dal PD. Sarà un'altra Montorio allora? Sicuramente, se qualcuno pensava che i sogni di Montorio, il destino di Montorio fosse seppellito, oggi c'è stata la risposta, una risposta straordinaria dei cittadini. Sarò il sindaco di tutti, sarà un lavoro importante da fare, delle sfide incredibili, ma io credo che Montorio tornerà al posto che merita, la grande Montorio della provincia di Teramo. Che opposizione sarà? Ma, opposizione nella mia, nel mio stile, costruttiva, nella speranza che si possa fare il bene di Montorio, ovviamente, perché questo era quello che si prefiggeva alla mia lista, era stata costruita in tal senso. Peccato che il Partito Democratico non ha capito il progetto che io avevo in mente, del resto Vincenzo De Luca con questa idea in campagna ha preso il 70%, perdonate la presunzione, non mi sento ovviamente un governatore in una regione così importante come la Campania, ma io avevo fatto questa dichiarazione la mattina stessa in cui la sera il circolo aveva poi deciso che io avrei dovuto essere il candidato del PD. C'è molta, tanta amarezza per un risultato che poteva essere molto diverso per me, ma soprattutto per Montorio e per quanti hanno a cuore le sorti di questo paese. Si abbracciano in piazza Altitonante e Magno, tra l'altro cugini carnali, sulle note di Gerusalemme. Un po' di delusione senz'altro, ma che opposizione sarà la sua? Dopo una delusione che c'è, è naturale, c'è stato un bell'impegno e c'è la convinzione che il nostro progetto fosse quello più giusto, continua a esserci, ma sono rispettosa dell'esito, spero che questo nuovo sindaco saprà corrispondere la fiducia ampia che ha dato il Paese. Noi saremo all'opposizione con serietà, con attenzione larghissima e con tutto l'impegno di chi cercherà di dare una mano anche con la presenza critica.